Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, percorrendo la Via Crucis, questa sera vogliamo metterci davanti al Signore Gesù per contemplare la sua croce, per fissare i nostri sguardi sul suo volto, per imparare a conoscerlo, per ascoltare la sua parola e farci i suoi discepoli. Sull'esempio di San Pio da Pietrelcina, il Cireneo di Cristo, contempliamo la passione di Gesù e chiediamo la grazia di rendere i nostri cuori docili all'azione dello Spirito, perché possiamo fare esperienza di quell'amore da Lui effuso e donato, e che poi, per opera dello stesso Spirito, ha voluto riversare nei nostri cuori. Preghiamo. Illumina, o Padre, con la luce dello Spirito noi tuoi figli, perché la meditazione della via della croce ci induca a sceglierti in maniera più radicale e a vivere il mistero del dolore in unione con il tuo Figlio, nostro nutrimento e nostra speranza, crocifisso per la nostra salvezza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Te adoriamo, Cristo, e te benediciamo. Egli con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse loro Pilato: che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Ed egli aggiunse: ma che male ha fatto? Essi allora urlarono: sia crocifisso. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Come può essere che un'anima che considera Gesù crocifisso per essa possa amare cosa alcuna fuori di Lui? E che dopo tanti atti di fedeltà che ci hanno fatto dire, scrivere, cantare e sospirare «Viva Gesù!», vogliamo, come i perfidi ed iniqui giudei, gridare «Sia crocifisso, sia ucciso nei nostri cuori!». Oh Dio, mia dilettissima figliuola, quanto saremo forti se continueremo a tenerci legati l'un con l'altro con questo legame, tinto nel sangue vermiglio del Salvatore, perché nessuno assalirà il tuo cuore che non trovi resistenza, e per parte del tuo e per parte del mio. Gli iniqui ci hanno raccontato, dice Davide, le loro sciocchezze, ma ciò non è la tua legge. Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per chi ti bestemmia, per coloro che ti tradiscono, per i fratelli che rifiutano il tuo amore, fai che possano riconoscere i propri errori, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi che camminiamo sulla tua strada, perché possiamo imitare gli esempi di San Pio da Pietrelcina, la sua generosità e la sua carità verso i peccatori, e comprendere qual è il tuo progetto di salvezza, noi ti preghiamo.
ascoltaci, o Signore. Santa Madre, seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Lungi sia da noi il lamentarci di quante afflizioni ed infermità piacerà a Gesù mandarci. Seguiamo il Divin Maestro per l'erta del Calvario, carichi della nostra croce, e quando a lui piacerà metterci in croce, cioè tenerci in letto con la infermità, ringraziamolo e teniamoci fortunati di tanto onore a noi fatto, sapendo che l'essere in croce con Gesù è atto sommamente più perfetto di quell'altro di contemplare solamente Gesù in croce. Ripetiamo insieme: Gesù, aiutaci a portare la nostra croce. Gesù, aiutaci a portare la nostra croce. Signore Gesù, che hai fatto del legno della croce il nuovo albero della vita per noi, fai che riusciamo a portare ogni giorno le nostre sofferenze in unione a quelle dei fratelli, diciamo insieme. Gesù, aiutaci a portare la nostra croce. Gesù, fai che la nostra croce non abbiamo mai a scaricarla sui nostri fratelli, diciamo. Gesù, aiutaci a portare la nostra croce. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Per l'addietro, alle volte, mi pareva d'aver bisogno degli aiuti altrui. Adesso non più. Conosco per propria esperienza che il vero rimedio per non cadere è l'appoggiarsi alla croce di Gesù, con la confidenza in Lui solo, che per la nostra salvezza volle esservi appeso. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che cadono nella via della coerenza e dell'impegno, perché abbiano la forza di rialzarsi e continuare la salita della vita, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché anche noi, come San Pio da Pietrelcina, siamo sempre disposti ad accettare le sofferenze che vorrai mandarci e pronti a baciarti la mano quando ci percuoti, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Madre,
Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Sforziamoci noi pure, come tante anime elette, di tener sempre dietro a questa benedetta madre, di camminare sempre appresso ad ella, non essendovi altra strada che a vita conduce se non quella battuta dalla madre nostra. Non ricusiamo questa via, noi che vogliamo giungere al termine. Ripetiamo insieme. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per le mamme che soffrono, che non riescono più a incontrare i propri figli, per le mamme accantonate, per le mamme anziane, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi che camminiamo verso il Calvario, perché nell'incontro con la Madre di Dio troviamo la forza per superare le difficoltà e ogni genere di sofferenza, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Madre di Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. E chi con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Passava uno che tornava dal campo. Simone di Cirene, padre di Alessandro e Rufo, e lo costringono a portare la croce. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. È incomprensibile che sollievo si dà a Gesù non solo col compatirlo nei suoi dolori, ma quando trova un'anima che per amore suo gli chiede non consolazioni, ma sì bene di essere fatto partecipe dei suoi medesimi dolori. Gesù, quando vuole essere dilettato lui, mi parla dei suoi dolori, mi invita con voce insieme di preghiera e di comando ad apporre il mio corpo per alleggerirgli le pene. Ripetiamo insieme. Ascoltaci, o Signore. O Signore. Per chi già ti segue e porta la croce con te, perché non si stanchi mai di essere dalla tua parte, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, affinché riusciamo ad avere il coraggio di andare controcorrente e di comprometterci con Cristo, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano imprese nel mio cuore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa
da profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, né splendore per provare in lui diletto, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosci il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Quanto è bello il suo volto e dolci i suoi occhi, e quanto buona cosa è lo stare accanto a lui sul monte della sua gloria. Ivi dobbiamo collocare i nostri desideri tutti e le nostre affezioni. Il prototipo, l'esemplare su cui bisogna rispecchiarci e modellare la vita nostra, sì, è Gesù Cristo. Ma Gesù ha scelto per suo vessillo la croce, e perciò egli vuole che tutti i suoi seguaci devono battere la via del Calvario, portando la croce per poi spirarvi distesi su di lei. Solo per questa strada si perviene a salvezza. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che, delusi dalla realtà triste della vita, sono tentati dalla disperazione, perché possono ritrovare nell'incontro con Cristo la fiducia e la ragione di vivere, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, perché tutta la nostra vita sia testimonianza del Cristo incontrato nella nostra esistenza, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Madre, settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri, mi ha spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Vivi umile, dolce ed innamorata del nostro Sposo Celeste, e non ti dar fastidio per non poter avere memoria di tutti i tuoi minimi mancamenti, per poterli confessare. No, figliuola, non conviene per questo affliggerti, perché siccome cadi spesso senza accorgertene, così parimenti, senza che te ne accorgi, risorgi. Non ti pigliar dunque fastidio di questo, ma con franchezza ed umiltà di quello che ricordi, rimettilo alla dolce misericordia di Dio, il quale pone la sua mano sotto quelli che cadono, senza malizia, acciocché non si facciano male o restino feriti, e li rialza e solleva così presto che non s'accorgono di essere caduti, perché la divina mano li ha raccolti nel cadere, né tampoco di essere risorti, perché sono stati così presto sollevati che non hanno potuto pensarvi. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che ricadono nel peccato, affinché per i meriti e la passione delle cadute del Signore riacquistino forza e coraggio
per continuare la salita al Calvario, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, affinché seguendo Cristo nella via della salvezza, abbiamo la forza di perseverare nonostante le nostre cadute e gli insuccessi della vita, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Madre. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Ascendiamo, mie dilettissime sorelle e figliuole. Ascendiamo, senza mai stancarci, il Calvario carichi della croce. E teniamo per fermo che la nostra ascensione ci condurrà alla celeste visione del nostro dolcissimo Salvatore. Allontaniamoci da noi, se ci preme presto giungere alla beata Sionne. Ogni inquietudine e sollecitudine in sopportare le tribolazioni spirituali e temporali da qualsiasi parte possano pervenirci, poiché esse sono contrarie alla libera operazione dello Spirito Santo. Ripetiamo insieme: Signore pietà. Signore pietà. Per coloro che spengono il lume della fede, per coloro che si adattano al peccato, per coloro che si abituano alle tenebre, noi ti preghiamo. Signore pietà. Per noi che come le pie donne troppo spesso ci limitiamo a piangere e ci riteniamo accreditati presso Dio perché facciamo pratiche di pietà, affinché comprendiamo che occorre convertirsi completamente, noi ti preghiamo. Signore pietà. Santa Madre. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Da più giorni mi sento estremamente accasciato nello spirito e nel corpo. Se si continuerà di questo passo, mio buon padre,
inevitabilmente dovrò soccombere. Non me la sento proprio più. L'amarezza che sento nell'animo è estrema. Sono ferito a morte. Sono solo a combattere di giorno e di notte, senza un istante di tregua. Le cause che mi producono questo estremo martirio sono quelle stesse che vi accennai nell'altra mia. Padre mio, non ne posso più. Tutto mi sento stritolare sotto questa forza irresistibile. Dio mio, quanto desidero per un solo istante almeno poggiare il mio capo sul tuo seno, ma questo mi è negato e fiat. Il mio cuore è squarciato e ridotto a brandelli da questo estremo e duro martirio. Ripetiamo insieme: abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Perdona le nostre cadute nel peccato e il nostro desiderio di voler fare a meno di te. Abbi pietà di noi. Perdona il nostro attaccamento al denaro e alle cose materiali. Abbi pietà di noi. Santa Madre di voi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, uno per ciascun soldato e la tunica. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. La via tracciata dall'Apostolo San Paolo al cristiano è di spogliarsi dei vizi dell'uomo vecchio, ossia dell'uomo terreno, e di vestirsi delle virtù insegnate da Gesù Cristo. In quanto allo spogliarsi dei vizi, egli dice: «Mortificate le vostre membra, che sono sopra la terra». Il cristiano santificato per il battesimo non viene esentato dalla ribellione dei sensi e delle passioni. Di qui il bisogno impellente di mortificare le nostre passioni finché si vive. La santità è vivere umili, disinteressati, giusti, pazienti, caritatevoli, casti, mansueti, laboriosi, osservatori dei propri doveri, non per altro fine se non di piacere a Dio e riceverne da Lui solo la meritata ricompensa. Ripetiamo insieme: rivestici, o Signore, della tua santità. Rivestici, o Signore, della tua santità. O Dio della vita, spogliaci di tutto ciò che rende pigro il nostro cuore e la nostra volontà e donaci di servirti in libertà di spirito. Rivestici, o Signore, della tua santità. Gesù, fai che non siamo mai legati agli idoli che frenano il retto cammino verso di te e che scandalizzano gli occhi dei più deboli. Rivestici, o Signore, della tua santità. Santa Madre di voi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù
è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo averlo crocifisso, sedutisi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questo è Gesù, il re dei Giudei. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina: ama più di star sulla croce che a piedi essa. Ama più di agonizzare con Gesù nell'orto che compassionarlo, perché più ti assomigli al divin prototipo. In quale circostanza puoi tu fare atti di invariabile unione del tuo cuore, del tuo spirito, alla santa volontà di Dio, della mortificazione dell'io e dell'amore della tua crocifissione, se non negli aspri e rigorosi assalti che ti vengono mossi dai nostri nemici? Ripetiamo insieme: Gesù, rivelaci il tuo amore. Gesù, rivelaci il tuo amore. Gesù, inchiodato su un patibolo infame, insegnaci come rivestirci della tua umiltà e della tua mitezza che ha redento il mondo. Gesù, rivelaci il tuo amore. Gesù, la virtù del tuo sangue di Cristo acceleri la liberazione per i popoli oppressi dalla pandemia, dalla schiavitù, dal terrorismo e dalla guerra. Gesù, rivelaci il tuo amore. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dai Vangeli secondo Luca e Giovanni. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E chinato il capo, spirò. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Padre, perdonatemi queste discrezioni. Io non ragiono più. Io non riesco più a soggiogare la mia ragione e il mio cuore. Io non ho più vita, e con questa morte strozzante nell'anima nulla più afferro a vivere. E nessuna notizia val più a diradare questo mio sonno mortale. Aderisco, o meglio, mi sembra di aderire, e non saprei il come, agli aiuti provvidi che da voi mi sono venuti fino a questo momento. Piego e mi sforzo di piegare volenteroso ancora il mio capo a tutti i colpi della giustizia divina, giustamente sdegnata verso di me. Ma niente vale più a ridestarmi alla vita perenne. Niente vale più a rialzare il mio spirito ferito a morte. Mi assopisco e cado in deliquio. A volte le scosse più forti agitano lo spirito alla richiesta del suo stato. Egli diviene fiero, poi cede, invano cercando di ritrovare
il suo tesoro perduto. Ripetiamo insieme. Cristo, per la tua morte, donaci la vera vita. Cristo, per la tua morte, donaci la vera vita. Gesù, rendici solidali con te nel dolore e nella speranza. Cristo, per la tua morte, donaci la vera vita. Gesù, concedici di vivere da fratelli con la tua e la nostra madre Maria e aiutaci ad abbattere tutti gli ostacoli all'unica via della pace e della collaborazione. Cristo, per la tua morte, donaci la vera vita. Santa Madre, che vuoi fare? Che le piaghe del Signore siano impresse nel tuo cuore. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla Madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Giuseppe d'Arimatea andò dunque da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù, lo depose dalla croce e lo avvolse in un lenzuolo. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Rappresenta alla tua immaginazione Gesù crocifisso tra le tue braccia e sul petto, e di 100 volte baciando il suo costato: «Quest'è la mia speranza, la viva sorgente della mia felicità. Quest'è il cuore dell'anima mia. Mai nulla mi separerà dal suo amore». Ripetiamo insieme. Signore della vita, non abbandonarci. Signore della vita, non abbandonarci. Fai che ti scorgiamo nelle meraviglie della tua creazione che stiamo deturpando. Signore della vita, non abbandonarci. Fai che ti sentiamo vivo nei segni di speranza e di vitalità che il mondo ancora produce. Signore della vita, non abbandonarci. Santa Madre, quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Giuseppe avvolse il corpo di Gesù in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era ancora stato deposto. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Lo slancio di essere nella pace eterna è buono, ma bisogna moderarlo. Meglio fare il divin volere sulla terra che godere in paradiso. Soffrire e non morire. È dolce il purgatorio quando si pena per amore di Dio. Le altre prove, poi, sono tutti contrassegni della divina dilezione e gemme per l'anima. Passerà l'inverno e verrà l'interminabile primavera, tanto più ricca di bellezze
quanto furono più dure le tempeste. Ripetiamo insieme. Ricordati di noi, Gesù, nel tuo regno. Ricordati di noi, Gesù, nel tuo regno. Signore, perdona i nostri peccati e liberaci da ogni male. Ricordati di noi, Gesù, nel tuo regno. Signore, guarda alle nostre sofferenze passate, presenti e future. Fai che esse diventino strumenti di salvezza uniti nelle tue mani. Ricordati di noi, Gesù, nel tuo regno. Santa Madre di Carissimi, abbiamo appena concluso questo cammino della Via Crucis e possiamo dire che la conclusione della Via Crucis, almeno dal punto di vista sonoro, si conclude con un grido, il grido di Gesù sulla croce. Gesù emesso un alto grido, spirò, ci dicono i Vangeli. Quel grido è carico di mistero. È il grido dello Spirito che non ha più parole e si esprime con i gemiti inesprimibili. Quel grido è pieno dello Spirito di Dio. È lo Spirito che dice l'ultima parola. E allora questo per noi è segno non di morte, ma di speranza, di vita. Perché se è lo Spirito a dire l'ultima parola, vuol dire che è la vita che ha l'ultima parola. Vi ricordate, proprio nel capitolo della Genesi, all'inizio della storia sacra, è proprio lo Spirito che, soffiato dalle narici di Dio, entra nell'uomo e permette a quella statua fatta di fango di prendere vita. Ed è quello stesso grido che apparentemente può sembrare un grido di fine, di morte, ma il grido che esce dal cuore di Cristo è il grido pieno di vita, è lo Spirito. E allora la morte ha sempre le ore contate. Mentre così venivo dal fondo della croce e contemplavo questo bellissimo mosaico, così incastonato e resosi anche nella sua realizzazione presente in questa chiesa a step, no? A passaggi, quando lo stesso Padre Pio era presente e ha goduto di questa chiesa negli ultimi 10 anni della sua vita, ha visto iniziarsi questo mosaico con la figura della Madonna incastonata tra gli angeli, ma era sproporzionatamente sistemata verso l'alto la Madonna. Si era creato uno spazio non indifferente tra l'immagine della Vergine e l'altare, ma provvidenzialmente quello spazio attendeva che si componesse il quadro con la gloria, ecco, di Padre Pio, che si vede consegnare da un angelo la corona della gloria. E in questo mosaico notavo come la croce non ha un posto indifferente, ma anch'essa sembra far parte di questo mosaico, ma è staccata dal mosaico stesso. Sembra quasi essere una piccola porta, come il tabernacolo, attraverso la quale noi possiamo entrare, attraversare e contemplare la bellezza di questa scena che i nostri occhi contemplano. Ecco, oggi i nostri occhi contemplano delle tessere, delle piccole pietre che, composte insieme, formano questa scena. Ma non è finzione. Ecco, è come se quel crocifisso lì è piccolo rispetto a tutto il contesto, se ci fate caso. È piccolo, però è importante. Sembra una piccola porta, una porticina.
Se tu l'attraverserai, sembra dire, ecco come anche Padre Pio nei vari messaggi che abbiamo ascoltato nelle meditazioni, se tu la amerai, se tu la abbraccerai, se tu non fuggirai, non avrai paura, se tu la attraverserai con la fede, con l'amore, ecco che tutto quello che i tuoi occhi vedono diventerà realtà. E il primo ad averla attraversata è Gesù. Quell'uomo che noi vediamo appeso sulla croce, lo contempliamo bambino tra le braccia della madre. Se ci fate caso, anche spesso, Padre Pio, nelle letture che sono state fatte, nei vari messaggi, nelle lettere che lui scrive alle figlie spirituali, spesso fa questo riferimento a appoggiare il capo sul petto di Gesù, no? Quasi a trasformarsi come un bambino. Ecco, è lì il segreto per non aver paura della croce, amarla come un bimbo gioca con il suo giocattolino. Anche Santa Teresina del Bambino Gesù spesso utilizzava proprio questa immagine, no? Lei di se stessa diceva di essere una pallina nelle mani di Gesù, e sappiamo bene che la pallina il bambino non la tratta proprio bene, no? La sbatte di qua e di là, eppure ecco, la sua gioia era quella di essere manovrata, essere usata dalle mani di Gesù. E l'augurio che io, ecco, faccio a me, a ciascuno di voi, di non avere paura, ecco, di sentire in quell'urlo non l'urlo di una fine di vita, di una vita che finisce, ma come l'urlo di una partoriente che grida e poi un istante dopo si sente il grido di un bambino che dice che è nata una nuova vita. Ecco, l'augurio che io faccio a me, a ciascuno di voi, è che quando, perché c'è per ciascuno di noi il momento della croce, il momento della prova, possiamo ricordarci di tutto questo e di chiedere, ecco, con l'aiuto e l'intercessione di Padre Pio, di vivere anche noi questo con grande fede. Certo, le parole sono parole, anche quelle che sto dicendo io, ma i fatti sono altri. Ecco, quindi preghiamo gli uni per gli altri perché quando arriverà quel momento ciascuno di noi possa vivere questo momento con la consapevolezza dei santi, primo fra tutti Padre Pio, che ci hanno insegnato tanto. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo, tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Per mezzo della sua croce vi benedica Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.